Bambino un ricordo bellissimo perché soprattutto sono rimasto legato alla gente di Avellino, ancora conto molti amici, so di avere molti amici, tutte le volte che dal nord scendo al sud una tappa obbligata, la mia tappa obbligata è quella di fermarmi ad Avellino, dove rimango con mia moglie più giorni, perché è un posto dove mi sono trovato benissimo e ancora rimango molto legato a tutti quegli sportivi che, pur avendo allenato in tante piazze, mi sono rimasti nel cuore veramente. Lo sa che è stato l'ultimo allenatore a ricevere un coro dai tifosi? Questo che effetto le fa? Ma conservo ancora quei bei ricordi. Addirittura una cosa toccante fu quando venni da avversari a giocare ad Avellino e con l'Andria vincemmo 1-0 e addirittura il pubblico, mi ricordo 20.000 spettatori che erano venuti a vedere quella partita, pur con la morte nel cuore, perché chiaramente avrebbero avuto piacere che la squadra vincesse. Purtroppo per l'Avellino vincemmo noi la partita e a fine partita mi ricordo il coro del pubblico, e veramente fu una cosa toccante, una cosa che ancora conservo dentro di me e come i ricordi più belli della mia attività. Mister, secondo lei perché terminò in anticipo quella storia d'amore? Forse lei e Sibilia avevate due caratteri troppo forti? Sì, probabilmente per quello, pur rispettandoci, pur avendo trasporto l'uno nei confronti dell'altro, probabilmente eravamo due persone con una tempra, diciamo così, talmente forte che difficilmente potevano accettare, non diciamo le imposizioni, ma le decisioni dell'uno o dell'altro. E quindi poi da parte del commendatore, al quale io ero veramente legato, al di là dei contratti che c'erano, era un po' geloso, diciamo, del fatto che i tifosi magari mi mostrassero il loro affetto, e di conseguenza allora rincarava la dose in tutte le occasioni. Non gli stava bene quando vincevamo 5-1 fuori in casa, non gli stava bene quando vincevamo 3-0 fuori casa, e quindi praticamente iniziò questo contrasto, però tutti e due avevamo attaccamento nei confronti, io per ragioni chiaramente sportive e lui naturalmente per essere il comandante della società. E quindi poi era un po' nel suo carattere quello di criticare un po' l'operato degli allenatori, dei giocatori, però era una persona che ha dato tantissimo all'Avellino e bisogna essergli tutti grati per quello che lui ha fatto. Che gruppo era quell'Avellino? Ho formato di ottimi giocatori, di bravi giocatori e soprattutto di bravi ragazzi. Ragazzi che naturalmente sapevano benissimo che da una parte io li spingevo in una direzione, venivano spinti in una direzione parallela, ma comunque con lo stesso obiettivo. Uno dalla parte, diciamo, della società, tra parentesi, il commendatore, e dalla mia parte, come allenatore, diciamo. Poi conservo un bel ricordo anche del mio collaboratore che avevo ad Avellino, di Enzo Battista, che poi portai con me ad Andria, una persona veramente competente, una persona squisita sotto il profilo sia professionale che umano. C'è qualche ragazzo di quel gruppo a cui è rimasto particolarmente legato? Ma è chiaro, mi sembrerebbe di far differenze, perché erano ragazzi che veramente me li sentivo come figli, perché quando gli chiedevo le cose gliele chiedevo e sapevo benissimo che non mi avrebbero tradito, però
mi ricordo di Carannante, mi ricordo di Fioretti, mi ricordo di Fornaciari, Minuti, di Esposito, però mi dispiace poter dimenticare di Landucci, di Lupo, tutti i ragazzi che hanno dato tanto in campo e fuori, ripeto, e quell'anno veramente avevamo degli avversari veramente tosti, soprattutto la Regina, ma noi riuscimmo veramente a prevalere perché ottenemmo dei risultati con più continuità. Mister, qual è la partita di quell'anno che ricorda con maggiore affetto? Quella con il Siena, allenata dal mio amico Baldini, mi ricordo benissimo che stavamo perdendo 1-0 in casa, e riuscimmo a vincere all'ultimo minuto della gara 2-1, e il commentatore, naturalmente il pubblico cominciò, sentendo il pubblico in contemporanea il risultato della Regina che aveva perso a Ischia, se non vado errato, 1-0, noi con quella vittoria, sofferta ma comunque una vittoria importante contro una buona squadra come il Siena, riuscimmo a passare in testa alla classifica, e il commendatore, scendendo dalle squadre, dalle scale del Partenio, ebbe a dire che la fortuna del vostro, disse al pubblico della Libicino, la fortuna del vostro allenatore è ancora prevalsa una volta, però io sono convinto che dentro di sé era contentissimo di quello. Però ecco, questo tanto per dimostrare, per raccontare un aneddoto che poi tutto sommato ha avuto dei risvolti piacevoli. Appunto, mister, c'è qualche aneddoto particolare legato invece a quell'anno, qualche episodio che si ricorda? Fra me e Siviglia, perché io detti le dimissioni, perché poi detti le dimissioni, rimettendoci 2 mensilità di stipendio, perché nel momento in cui noi dovevamo andare a fare i playoff, non c'era accordo per la destinazione dove avremmo dovuto fare la preparazione. E quindi io volevo andare alla Borghesiana a Roma una settimana per prepararci, un pochino lontano dall'ambiente, per togliere le pressioni nei confronti della squadra, da parte un po' della tifoseria che chiaramente è molto legata alla squadra, fuorviato un po' l'idea ai giocatori, un po', oppure dato un pochino troppo pressione. E lì fu veramente il contrasto, e ritornando a quello che dicevamo precedentemente, un po' per il mio carattere, un po' per il suo, avvenne la separazione, ma la mia fu una separazione, diciamo, voluta da me, rinunciando a 2 stipendi che ormai erano già maturati perché il campionato era finito. Ha mai sognato nel tempo di tornare ad Avellino? Sì, devo dire la verità, c'è stato anche delle possibilità che però poi non si sono maturate, perché magari ci sono state delle situazioni che non potevano essere, diciamo così, condivise. Però ecco, in cuor mio ho sempre serbato questa speranza, che naturalmente era condivisa anche da parte della famiglia mia, perché anche la mia famiglia si era trovata bene. Mister, secondo lei per quest'anno il calcio ripartirà o finisce qui? Secondo me ripartirà con difficoltà, oddio, non sono veggente, però ecco, le sensazioni sono queste. Ripartirà per i grandi interessi che ci sono a livello di Serie A, forse di Serie B, e non credo per le categorie di Serie C, perché naturalmente quello che è avvenuto in maniera un pochino troppo grande, via, diciamo, una cosa un po' difficile da poter assorbire in poco tempo, e quindi credo che
per gli interessi che gravitano nell'ambiente calcio, la Serie A sarà costretta a ripartire, anche perché chiaramente ci sono interessi talmente grandi che non possono essere trascurati, anche se io dico fermamente che non sono poi così d'accordo.